Davide Mattiello, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia. Che cosa rappresenta per Benvenuti in Italia ADRO? Rappresenta la scuola. Fare scuola significa fare un paese. A seconda di come si fa o si disfa la scuola, si fa o si disfa un paese. A seconda di come si fa la scuola, si capisce quanto e come si ama un paese, si amano le persone che abitano quel paese, si ami il futuro di questo paese. Ecco che cos'è per noi ADRO. È il modo con il quale si disfa una scuola, perché se ne disfa la funzione essenziale, che è quella di tenere insieme un paese attorno ad un orizzonte comune, che è la storia, che è la memoria, che è la cultura, che è la capacità di fare progetto. Quella scuola di ADRO, con quei 700 simboli della Lega, è disfare la scuola e disfare il paese. Che cosa andate a fare quindi ad ADRO? Ad ADRO andiamo a fare un pezzo di festa. È importante riconoscere il coraggio e la responsabilità di chi invece questo paese lo vuole fare al meglio, e per farlo al meglio vuole salvaguardare la scuola. Allora c'è stato un dirigente scolastico, un consiglio di istituto, dei genitori, altri cittadini di ADRO che hanno preso a mano posizione, si sono assunti le proprie responsabilità. In particolare lo ha fatto il dirigente scolastico col consiglio d'istituto. Bene, evviva! Nel nostro paese abbiamo bisogno di persone capaci di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità senza rimbalzarle gli uni sugli altri. Allora noi andiamo ad ADRO per dire grazie a queste persone, per fare loro coraggio, per dire loro che la loro battaglia, il loro impegno ci sta a cuore, sta a cuore a tutta l'Italia che crede ancora nella democrazia e nella Costituzione. Quindi qual è il messaggio che Benvenuti in Italia vuole lanciare con questo viaggio ad ADRO? Beh, un messaggio di speranza, ma di quella speranza pratica. La speranza ha due figli, diceva Sant'Agostino, che sono l'amore e il coraggio. L'amore per la realtà, un amore per la realtà che può anche portarti all'indignazione, alla rabbia, ma poi il coraggio, che è l'impegno a cambiare le cose che non vanno. La speranza nella quale noi crediamo è una speranza impastata d'amore, di rabbia e di coraggio. E allora che anche ADRO, con quel carico di responsabilità e di coraggio, e il nostro viaggio servano a ricordarci che c'è bisogno di speranza, ma di questa speranza che sa incarnarsi nella praticità e diventare storia.